Ciao ragazzi, ciao ciao ciao. Allora, sono passate circa 2 settimane da quando mi sono tolto i ferri e ora devo portare un tutore quasi 24 su 24, anche se ogni tanto, come adesso, lo tolgo per far respirare un po' il piede, per vedere come sta, per accarezzarlo un po'. È ancora un po' gonfio, soprattutto se lo tengo giù, se lo tengo basso, si gonfia parecchio. Per ora riesco a camminare più o meno con le stampelle appoggiando il piede. Ogni 3-4 giorni controllo quanto peso riesco a caricare sul piede. Sono arrivato adesso a 33 kg sui miei 60 kg. Riesco già a fare un flick con un piede. Prima, quando avevo il gesso, se facevo questi movimenti molto bruschi e veloci, sentivo proprio il piede che esplodeva, perché tutto il sangue andava lì e tutta la pressione sul piede. Adesso invece non sento praticamente niente, niente, niente. E i primi giorni senza ferri sono stati abbastanza strani. Le dita facevano male, erano tutte strecciate, veramente non potevo muoverle, non riuscivo a muoverle. Ora i buchi sono già chiusi. Che brutto vederlo. E i movimenti che riesco a fare sono più o meno. Tra 21 giorni mi tolgo il tutore e dovrei iniziare a fare riabilitazione. Sto già facendo un po' di riabilitazione per conto mio, camminando un po', cercando di muovermi un po' e bla bla bla, su giù, perché tanto non riesco a star fermo, vedendo che un sacco di gente sta sfondando quest'estate con parkour e movimenti, cioè in generale ho visto Verchi del 2002, oh mio Dio, ma l'avete visto? Ha fatto... Tipo oggi o ieri ha rilasciato un con gainer precision su una cassetta della posta nera, e poi ci ha fatto un front tranquillissimo. Vabbè, ci vediamo fra qualche altra settimana o fra la prossima settimana, quando farò un altro update e schere.